Buongiorno e benvenuti da Marco. Sabato pomeriggio ore 15, siamo in diretta, anzi sono io in diretta con gli amici 2005 Bianco. Buongiorno a tutti. Gara di campionato oggi, per quanto riguarda la categoria 2005, si incontrano i bianchi del Virtus Mercadante 2005 di Mister Gigi Serra, che salutiamo, e i pari età dell'Ardor San Francesco. Giornata splendida per giocare al calcio, veramente un sole bello, bello caldo, che scalderà sicuramente questa gara di campionato provinciale. Come sempre facciamo, azzeriamo i chilometri e salutiamo chi ci è venuto a trovare, quindi l'Ardor, quindi salutiamo il presidente, salutiamo il direttore generale, il direttore sportivo, allenatore, mister, capitano, i tifosi dell'Ardor che sono sicuramente in quella panchina lì insieme, gemellati ai nostri genitori 2005 del Mercadante. Dovete vedere distanziamento, mascherina. C'è qualche problema per quanto riguarda la rete, vediamo un pochettino se va tutto bene. Sì, il direttore di gara dice che si può procedere, c'era un buco, i nostri tecnici hanno prodotto in tempo abbastanza veloce, quindi si parte, ragazzi miei. Oggi quadratura dalla curva nord, quindi il Mercadante Bianco attacca da giù verso su, mentre gli amici dell'Ardor da su verso giù. Come sempre dal Mercadante, buon divertimento, che vinca lo sport. Ecco la panchina dell'Ardor, un po' corta forse, e la panchina del Mercadante con Gigi Serra. Si parte, buon divertimento, due tempi da 40, sole molto caldo come il nostro tifo. Parte un cross dalla destra, ecco il nostro 11, parte il cross del 2, la palla esce direttamente, rimessa battuta da fondo campo, ecco recupera la palla ancora il Mercadante. Fallo al limite dell'area, e va adesso il nostro giocatore sulla fascia destra. Siamo al minuto 1, va il nostro amico numero 2 del Mercadante, Bianco contro gli arancioni, giallo-arancione. Un bel completo dell'Ardor, il classico completo dell'Ardor, 4 in barriera. Gara campionato provinciale 2005. Si prepara il nostro numero 2, vediamo un po' se partirà un cross o un tiro. Fischia l'arbitro, è un tiro, recupera bene il portiere dell'Ardor che si accartoccia a destra e para, tiro forte sulla sua destra. Attenzione, rinvio, recupera la palla il Mercadante sulla fascia sinistra, è stato un lancio lungo del parte il nostro capitano. E salutiamo naturalmente anche tutti i tifosi del Mercadante che ci stanno guardando seduti sulle loro bellissime poltrone. Salutiamo i tifosi neutri del grande calcio, salutiamo tutti. Attenzione, il nostro numero 9 prova a incunarsi, non riesce, la palla tende nel laterale. E salutiamo quindi tutti, anche il nostro capitano, i nostri dirigenti, salutiamo i tifosi del calcio neutro, che parte un'altra azione, la palla liberata in calcio d'angolo. Calcio d'angolo dalla destra va il nostro giocatore, quadratura un po' lunga oggi perché siamo in curva nord. Parte il calcio d'angolo, il 7 prova a incunearsi, parte il contropiede, il nostro difensore controlla, lascia che la palla scivoli, un fallo di fondo, l'estratale battuta. Salutiamo tutti i tifosi che sono sulle tribune con le mascherine, hanno ascoltato i nostri consigli, quindi mascherine, distanziamento, grande tifo, grande colore, ma massima sicurezza sulle tribune del Mercadante questo sabato 17 di ottobre. Punizione in zona pericolosa per gli amici dell'Ardor, chiediamo scusa per il sole, se questa è la posizione migliore quest'oggi per inquadrare questa gara, siamo un po' un problema anche noi di Covid. Tutto pronto, si prepara forse a un tiro, due in barriera, la palla scivola tranquillamente, fallo di fuoco, rimessa da fondo campo del nostro numero 1, il nostro portiere, lancio lungo, se passare il centrocampo, recupera ancora l'Ardor, ancora un lancio lungo, attenzione il nostro difensore numero 5, una mezza rovesciata, riparte il contropiede, palla sopra il centrocampo, ancora il nostro numero 8, il
Ecco. Grazie. Ciao, dopo. Ciao, ciao, grazie. Parte. Palla ancora recuperata dal Mercadante. Lancio lungo. Palla scivola in laterale. Controlliamo il tempo, siamo adesso al settimo minuto, primo tempo 0-0, le squadre si stanno studiando. Qualche protesta, scatta il primo giallo, non abbiamo visto bene per chi, per quale ragazzo di... Il nostro direttore di gara c'ha la pettorina blu. Ha la pettorina blu il nostro direttore di gara per non confondersi col giallo del Ardor. Preso la punizione. Fallo! Attenzione! L'arbitro unisce i giocatori del Mercadante, un fallo non abbiamo capito. Parte la punizione, colpo di testa. Non liberiamo, tiro, bravo, il nostro portiere in calcio d'angolo, bravissimo, bravo. Non siamo intervenuti in difesa e abbiamo fatto tirare il nostro amico del Ardor. Minuto 8. Calcio d'angolo per l'Ardor. Battuto bene. Un po' di confusione, libera. Prova la palla a centrocampo, fischio. Punizione battuta dal nostro numero 5, la palla arriva a centrocampo, recupera ancora l'Ardor, la palla esce, ecco il mister dell'Ardor in piedi vicino qua del centrocampo con la mascherina anche lui, e la nostra fantastica panchina con il mister Gigi Serra, tanti ragazzi pronti per entrare, calcio d'angolo dalla sinistra, chiediamo ancora scusa per la qualità video, è solo in faccia, speriamo di fare un bel lavoro per il grande pubblico del calcio dilettantistico. Palla scivola ancora il nostro 11, tiro parato dal portiere. Laterale battuto per il ancora un fallo, gioco pericoloso del Mercadante, la palla scivola fuori. Oggi è una bella temperatura, saremo sui 17 gradi sicuramente, tendenti a salire. Ancora una punizione in zona pericolosa per un altro bel cross. Parte il cross, il 5, fuori gioco, ma discesa abbastanza ferma, pericolosi questi colpi di testa. Due tempi da 40 in questa bella gara di sport con gli amici dell'Ardor. Guardiamo, siamo in via Mercadante 133. Dove è via Mercadante? Zona nord di Torino, dalle parti di via Botticelli, corso Giulio Cesare, corso Vercelli, barriere di Milano. Se venite qua basta chiedere, scuola calcio Mercadante vi daranno tutte le informazioni, tutti siamo famosissimi. Fallo sul portiere, l'arbitro non fischia. Difesa un po' ferma, oggi sarà il gran caldo. Sì, sono d'accordo con il mister Gigi Serra. Ci stava il fallo sul nostro portiere. Palla termina tra i piedi del portiere, rimessa a fondo campo, ancora la palla in laterale. Rimessa per il ancora il Mercadante sulla fascia destra. Ancora il 10 che prova a incunearsi, ecco il nostro capitano. Fallo da dietro, bravo, il direttore di gara questa volta ha visto bene. Punizione da zona pericolosa. Punizione da zona pericolosa, due in barriera. Vediamo un pochettino come studia la punizione il nostro numero 5. Bassa, recupera bene il difensore, ecco, vedete anche un fotografo. Le grandi testate sono qua, tutte le televisioni collegate, Mediaset, Sky, DAZN,
sono tutte qua, il TV stranieri, tutti i fotografi da tutta Italia, dopo che abbiamo riaperto i cancelli. Ancora la palla sballonza, mette là il tiro fuori. Palla recuperata dal Mercadante sulla zona sinistra, adesso proviamo col nostro numero 7. 7 ancora entra in aria e si guadagna niente. Fallo da fondo campo. Messa battuta, palla ancora sul laterale, la palla recuperata dall'Ardor. Ancora si spinge in avanti l'Ardor, palla all'11. L'arbitro fa continuare un fallo di mano, riparte il Mercadante con il numero 6, palla centrale, bravo il nostro amico difensore. 2 contro 1, portiere non esce coi piedi, mi auguro che lo faccia, sì. Libera ancora il 5, la viva al parroco. Salutiamo anche il parroco del Mercadante che è qua alla mia destra, dopo inquadreremo anche la chiesa. Salutiamo tutti i parroci che sono in questo momento in diretta con noi. Si guardano questa gara prima della messa. Recupera la palla ancora l'Ardore in zona centrale, un leggero predominio dell'Ardore in questi primi minuti, siamo al 16esimo. Attenzione, il nostro portiere esce, recupera la palla. Parte il nostro numero 7 della sinistra, entra in aria, bravissimo il difensore dell'Ardore in calcio d'angolo. Bravo, bravo, bravo il nostro amico difensore, calcio d'angolo della sinistra. Ecco che si prepara lo schema. Parte il calcio d'angolo, bello però forse troppo forte, la palla esce. Palla adesso a centrocampo. Un po' di confusione a centrocampo, vediamo che la palla sballonza da una parte e dall'altra, non... forse la temperatura un po' calda quest'oggi sta influenzando un po' la gara. Palla che va dall'Ardor, bravo il nostro difensore, sono tutti schiacciati, vedete, tutti un gioco abbastanza a centrocampo. Attenzione, il 10, tiro, gol del 10 del Mercadante, ha rubato la palla al 19esimo, si è inquinato sulla destra, bella l'azione del nostro 10, eccolo là, 10 anche lui sulla pagella del Mercadante, 19esimo, che bravo il 10, si è, ha rubato una palla in zona pericolosissima, è entrato come il coltello nel burro e ha fatto un bel toast. Grande prova del 10, allora, che al 19esimo ha portato a 1 il gol. Alla prima azione un po' pericolosa, tiro sulla sinistra del nostro amico portiere dell'Ardor, non c'è stato scampo, 1-0. Riparte l'Ardor come nulla fosse successo. Si prepara qualche schema, tutti in fila, quelli del Mercadante, attenzione, parte un tiro fuori. Ancora una rovesciata del nostro numero 5, ne avrà fatto già 4-5 quest'oggi, queste rovesciate un po' pericolose che fanno tremare le telecamere. Ancora l'Ardor centralmente, tiro ancora al 5, bravissimo, oggi il 5 non ha sbagliato nulla, adesso non vorrei guffarlo, ma sta giocando bene il 5. Parte il nostro 6, apertura sulla destra per il nostro 11, placcato secondo l'arbitro e quindi punizione dai tre quarti. Punizione al minuto 22, va il nostro 2, la barriera si apre, la palla termina in calcio d'angolo, si è aperta pericolosamente la barriera dell'Ardor. E siamo adesso al 22esimo, quindi 1-0 per i Mercadante Virtus 2005 contro il Parietà dell'Ardor. Ricordiamo che siamo in via Mercadante, campionato provinciale 2005, inquadriamo l'area di rigore. Battuto il calcio d'angolo, è perfetto, libera bene il difensore dell'Ardor, la palla ancora... Fallo giusto, il nostro difensore si è un po' strattonato.
può entrare a centrocampo, gioco pericoloso, l'arbitro un braccio alzato, ecco la punizione, il nostro numero 5 che sta giocando secondo me una buona gara, libera ancora l'Ardor con la palla ancora del nostro 5, bravo questa volta ancora bene. In calcio d'angolo il difensore della Dora, la palla ha preso un effetto strano, ecco il parroco del che ha steso i panni, ecco lì la parrocchia del nostro amico parroco, ecco lì anche lui non si sta perdendo la gara. Calcio d'angolo dalla destra, battuto veloce, entra in aria, si libera, cross dell'8, palla ancora lì, portiere coi piedi, attenzione, 4 in avanti, libera ancora il nostro giocatore sulla fascia sinistra, il bomber della gara, numero 10, sportella con l'amico di reparto, palla ancora in zona pericolosa, Gigi Serra carica la squadra, ancora il 6, è messa il nostro portiere, 25esimo, la palla ancora a centrocampo. In questo momento ricordiamo quindi che sono i nostri amici, i nostri social che sono Facebook e Instagram, basta scrivere Scuola Calcio Mercadante, troverete tutto, momenti simpatici, foto, colori, tutto, troverete interviste, link di partite, troverete tutto, e poi anche il nostro sito internet, la madre di tutti i siti internet, lì c'è di tutto, ovviamente potete spaziare 7 giorni su 7, 24 ore su 24, troverete di tutto, foto dal 2015 alla Juniores, troverete tutti gli appuntamenti, troverete link, foto, troverete tutto. Bello, bravo il nostro 5, mette il piede, la palla è ancora buona, attenzione, ancora il 10, tiro, bravissimo il nostro portiere, bravo, 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 recupera bene, recupera, si sede sulla sua sinistra e lancia la squadra. E la parata del nostro portiere al minuto 25, ancora il 10, prova a entrare, ancora il 10, sta giocando veramente bene anche il 10 del Mercadante, parte un cross deviato, bravo, calcio d'angolo, anzi laterale, 27esimo appena iniziato, sole caldissimo da costume oggi qui al Mercadante, parte un cross, oggi è la giornata mente da essere, dovevate essere lì ragazzi miei, giornata splendida, altro che stare a casa e guardare la Serie A, Serie B, si guarda il Mercadante dal lunedì al lunedì ragazzi miei, ancora lì, palla a fondo campo, palla ancora del nostro 10, recupera l'Ardor sulla zona destra, bello il passaggio centrale, attenzione, attenzione, si prepara il tiro, grandissimo il nostro portiere di nuovo, bravo, 28esimo, che bravo il portiere del Mercadante 2005, due grandi interventi, bravo, 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 calcio d'angolo, che bravo il nostro portiere, dall'alto da qua si vede benissimo, grande parata, parte il calcio d'angolo del numero 9, che brutto, che brutto rinvio, libera di nuovo qualcuno, un brutto rinvio della nostra difesa, la palla ancora lì, palla termina in laterale, due grosse parate, il nostro numero 1, uno dei protagonisti secondo me insieme al 5 e al 10 di questa bella gara di sport, campionato provinciale, ragazzi miei non muovetevi, e come dico sempre in questo momento non si fuma ragazzi miei, anche se siete nervosi della gara non si fuma, questo è solo sport, quindi mi raccomando un po' di frutta, oggi ci sono buoni pompelmi, ci sono buoni i mandarini, le arance, quindi non si fuma, si mangia cose che fanno bene, bella spremuta, un bel succo, un bello yogurt, mangiare sano, Mercadante sano, mi raccomando, poi anche il discorso del Covid, mascherina sempre in questo momento, distanziamento, leviamoci le mani, non mettiamo le mani attaccate al viso. Ocio, ocio! Pensate a voi e pensate anche a chi vi è attorno a voi, parte il 2, no? La palla liberata. Cross il numero 3 del Mercadante, la palla sballonzola e la palla
è presa dell'ardor, fallo di mano forse. Trentesimo, sta quasi per finire, è messa da fondo la palla ancora in centrocampo, due grossi pericoli per il Mercadante, ma il nostro portiere è riuscito a intervenire bene, la palla ancora in zona pericolosa, ecco il 2, lancia il nostro 11, ma è in vantaggio il 3 dell'Ardor. Ancora il 10 che prova, bravissimo il 10, si ruba la palla, entra in aria, parte un bel cross, dai 9, dai 8, deviato, mamma mia il 6, bella azione del 10, veramente bravo sto 10, fuori gioco. Palla ancora centralmente, parte di nuovo il 10, come un treno, attenzione, l'apertura sull'11, troppo lunga. Punizione per gli amici dell'Ardor, il 5 copre bene, libera il 4 del Mercadante. Non conosco i nomi del gruppo 2005, devo essere sincero, quindi chiedo scusa a tutti gli amici del Mercadante, che direbbero, ma quello è mio figlio, quello è mio figlio, quello lo conosco, ma io non li conosco. Chiedo scusa. Gruppo, il Mercadante scuola calcio a tantissimi ragazzi, quindi dal 2015 alla Juniores, tanti gruppi, tanti ragazzi, tante facce. Con il nostro capitano, con molta calma, dal 3, parte un cross, al limite ancora il 6, ancora il 9, libera, la palla ancora a centrocampo. Tiro! Gol 2-0! Vediamo un pochettino chi ha segnato, se riusciamo a inquadrare il numero. Qualche protesta. 33esimo. Il ragazzo con le scarpe gialle, poi vedremo un attimino se riusciamo a inquadrarlo meglio. E quindi il numero 7 ha portato a 2 gol. 33esimo, avendo il sole in faccia, abbiamo visto poco. Bravo il nostro numero 7 che ci porta sul 2-0 nel periodo che sta prima della pausa. Abbiamo sfruttato tutte le occasioni che abbiamo avuto con ancora il 10, libera bene, ancora il nostro portiere. Punizione dei tre quarti, un altro fallo in gioco pericoloso, la palla ancora più o meno in zona centrocampo. 34esimo, 6 al termine, parte il 2, spizzica il difensore, la palla ancora in aria, il nostro giocatore si addormenta, recupera la palla all'Ardor sulla destra e parte. Bravo il 3, recupera bene. Apertura sulla sinistra, destra volevo dire, bravo il 2, ancora il 2, il 5, il 10, ed è un grande gol, il 10 eccezionale ragazzi miei, grande gol del 10, 35esimo, spettacolo, doppietta del nostro 10, 10 in pagella, 10, veramente bravo il 10 del Mercadante, 2-0, nulla da dire. 3-0, quindi bella azione del nostro 10 che si è di nuovo incuniato nella difesa dell'Ardor, che non sta giocando male secondo me, però ha trovato un grande portiere oggi del Mercadante, il nostro numero 1, e quindi devo dire, ecco il nostro presidente Beppe Russo con la mascherina, col completo marrone, eccolo qua Beppe Russo, presidente del Mercadante, anche lui non vuole perdersi questa grande gara, anche lui con la mascherina. Ancora la palla sulla sinistra per il 7, 10, prova di nuovo a farci una gioia, entra in aria, grande gol di nuovo, 4-0, stavolta c'è una piccola deviazione, ma darei il gol di nuovo al 10, 4-0, tripletta, palloni a casa, complimenti. È un po' imbambolata la difesa dell'Ardor. Recupera ancora il 2, non domo il Mercadante 2005, si allarga sulla destra,
la palla termina nel laterale, grande giornata veramente del mercadante, avete fatto malissimo a non venire, come vi ho detto ci sono tutti i giornali presenti, le televisioni presenti, il pubblico delle grandi occasioni, mancavate solo voi, ma gustatevi questa gara sul vostro YouTube preferito. Sarà per la prossima volta, non c'è problema, basta guardare sul sito internet i prossimi impegni e si decide cosa guardare. Anche domani c'è una grande gara, domenica alle 10.30 sempre qua con il gruppo 2004 campionato regionale contro il Grugliasco, quindi se volete venire sempre con la mascherina, distanziamento, se volete portare anche il gel per lavarvi le mani, per non toccatevi mai gli occhi, mi raccomando, e venite qua 10:30, prima fate una bella colazione al nostro bar, cappuccino, brioche, e poi sicuramente grande calcio, che vinca come sempre il migliore, eh? Non conosciamo il Grugliasco 2004, campionato regionale domani, domenica 18, ancora l'Ardor che si prova a inventare, l'Ardor, ancora il nostro 8, la palla del nostro capitano. Attenzione, parte nel 9, centralmente, tiro, con una mano destra stoppa il nostro portiere. Ancora il 7, il limite dell'area, controlla bene, rallenta il ritmo, si preparano già i cambi, la palla al 2, tiro al volo, grande gol del 2! Chapeau, 2, porco boia raga, spettacolo, 5-0, il 2 ha fatto un gol da grande campione, questo è il Mercadante 2005, 2200005, mister Gigi Serra, eccolo là che gongola, grande prova oggi nel nostro 2005, tanta roba oggi. 41esimo appena iniziato, siamo nel recupero, non ce ne sarà da recuperare granché, penso forse 30 secondi. Tutta la ripresa del gioco, quindi 5-0, primo tempo stellare del Mercadante 2005. Ma non dimentichiamo il nostro portiere numero 1 che ha salvato due gol che potevano capovolgere la gara. Attenzione, ancora l'attacco, il nostro amico l'Ardor, tiro, copre il nostro difensore, non facciamo fallo che in realtà aveva la schiena alla porta. Te freddo per tutti, bentornati, secondo tempo, te freddo per entrambe le squadre, questa giornata primaverile sembrerebbe, quindi si riparte dal 5-0 per i bianchi del Virtus Mercadante 2005, grande granata ragazzi miei, le squadre hanno invertito la posizione, adesso il Mercadante bianco attacca da su verso giù, mentre gli amici dell'Ardor Torino, che salutiamo nuovamente, il capitano, il dirigente, tutti, salutiamo anche il mister, i tifosi attaccano da giù verso su, salutiamo anche il capitano dell'Ardor. 5-0, primo tempo, diciamo, è ancora grande il nostro portiere, bravo, colpo di reni, spettacolo, primo minuto il nostro portiere, ehi giovani, i tifosi del Mercadante sono dappertutto, al primo minuto il nostro portiere con una arancata, una butta la palla in calcio d'angolo, ancora cross, quindi come ho detto secondo me l'Ardor ha giocato bene, ma ha trovato un grande portiere oggi del Mercadante, con il nostro unico portiere numero uno, anzi il numero non esiste, comunque il nostro numero uno dell'Ardor, ha trovato l'Ardor, dicevamo, un grande portiere che ha salvato in tre occasioni, adesso le abbiamo contate, la porta del Mercadante, bravo bravo, ecco il 7, autore di un gol, adesso non mi ricordo se è il secondo o il terzo, ricordiamo tre gol del numero 10, un gol del numero 7 e un gol del numero 2, sempre se la memoria non mi inganna, eh? A me pare che era quello, ecco capitano, il capitano in corna, ma è una, è un passaggio al portiere più che un colpo di testa secondo me, la palla recuperata ancora dal Mercadante, zona sinistra, ancora il 10, grande prova del 10, parte
il nostro 10 è Pasquale, eccolo qua, bravo il 10, dopo faremo, riusciremo a fare anche un'intervista al numero 10. Ed ecco anche i tifosi della Mercadante, la Juniores è venuto a vedere questo spettacolo del 2005, anche la Juniores non si vuole perdere questo spettacolo, sono andati in anticipo perché noi giochiamo alle 18, questo sabato 17, parte l'Ardor dal centrocampo, la palla in due tempi, batte per terra, il nostro portiere c'è. Campionato provinciale under 2000, under 16 forse, ma io dico gruppo 2005. Un domani nessuno si ricorderà l'under, l'under, si ricorderanno il gruppo 2005. Ecco Mister Serra carica ancora la squadra, non vuole cali di tensione, non vuole cali di concentrazione. Oggi non c'è il nostro Cristian Pasquero che salutiamo a casa, problemi personali, starà gustando sicuramente questo video in posticipo sui canali YouTube. Mettetevi comodi la sabato domenica e gli altri giorni, guardatevi tutte le partite del Mercadante, basta scrivere Mercadante su YouTube, troverete tutto, allenamenti, troverete interviste, troverete gare della Juniores, tutto, calcio d'angolo dell'Ardor, non c'è l'Italia, se sentite Italia Italia, non c'è l'Italia, ma perché eravamo impegnati, parte il calcio d'angolo, un rinvio del Mercadante, la palla ancora al limite, ancora il 2, il 2, tiro, la palla portiere, tiro, la palla termina di poco oltre la traversa, bella azione del Mercadante al quinto minuto. Gruppo 2015, abbiamo fatto un'interruzione perché quando mi giro a destra, ragazzi, mi viene una gioia vedere il gruppo 2015, 5 anni ragazzi al Mercadante, come dicevo dal 2015 alla Juniores. Se vi iscrivete al gruppo 2015 verrete qua il sabato in questo stupendo campo con Mister Trovero. Divaghiamo un po' perché oggi veramente è tutto bello, Mercadante, Ardor e il 2015, rubiamo ancora qualcosa, genitori distanziati con mascherine, dirigenti, tutto, 2015, come dico sempre, per molti ma non per tutti. Torniamo in diretta col 2005, che poi dicono, ma no, io qui ti sei perso la mia, il mio dribbling, il mio tiro, fallo. Minuto 7, esce il nostro capitano, un po' battuto, non ha segnato, e entra un altro collega di reparto, un altro attaccante, fuori gioco del numero 2, bravo direttore di gara, anche lui in linea perfetta, ma perché in linea? Perché non fuma, perché mangia cose che fanno bene, perché mette la mascherina, perché è distanziato, perché mangia yogurt, frutta, sana verdura, non fumate raga, fate come il nostro arbitro, messo da fondo campo per il fuori gioco. Controlliamo il tempo, ottavo minuto appena iniziato. Pedro non collegato, un altro cambio, è uscito il nostro amico numero 5, grande prova anche la sua, nel secondo tempo non è passato nessuno, neanche il treno è passato, ragazzi miei, 2005 col 5 non passa nessuno. Fallo del giocatore del Mercadante, il capitano adesso è diventato il numero 7, giocatore del gol nel primo tempo. Gigi Serra sprona la squadra a non mollare, a non perdere la concentrazione. Punizione dalla zona del 2005, ancora fuori gioco, no, fallo di mano del giocatore dell'Ardor. Laterale per il Mercadante, spizzica il 2, ancora il l'11, ancora il nostro Pasquale, tiro di rete in calcio d'angolo, grande prova di Pasquale, quindi da lontano non si riusciva a capire chi era il 10, ma adesso lo vediamo molto bene, eccolo qua il nostro bomber di giornata, 3 gol, marcamento uomo, vuole fare ancora qualcos'altro oltre che portarsi il pallone a casa, ma noi non glielo diamo, si porta a casa il nostro bravo, bravo il capitano, stoppa col petto, dà di nuovo la palla al laterale, parte un bel cross,
la palla scivola. Decimo del secondo tempo, 5-0. Un po' sfiduciata la squadra dell'Ardor di questo secondo tempo. Campionato provinciale 17 ottobre 2020. Questo caldo veramente ci fa piacere, perché i nostri gentili spettatori sono al caldo, stanno scaldandosi il cuore con il caldo e con questa grande gara. Gara correttissima, un paio di gialli, ma per falli di gara che molto onesti, molto tranquilli. Il 5 si prepara la punizione, battuta, la palla esce. Battuto, la rimessa da fondo campo, ancora il nostro giocatore che si incunea, bravo, 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 ancora il nostro 10 Pasquale. Una spina, ragazzi miei, se avete una spina sulla mano, cosa fate voi? La mordete, la togliete, dovete toglierla perché fa male e l'Ardor non riesce a toglierla. Potrebbe uscire una standing innovation sicuro, ma Pasquale vuole andare avanti in condizione perfetta. Oggi più centrale, eh? Di solito lo vediamo sempre sulla fascia destra, adesso gioca prettamente in zona centrale. Vediamo se poi al termine della gara riusciremo a rubare qualche intervista. Sia il mister che ai protagonisti di questa gara del Mercadante 2005, fallo del Mercadante. Punizione per gli amici dell'Ardor, parte un bel cross, libera bene il nostro difensore, la palla termina in laterale. Il sole fastidiosissimo, ma bello caldo come il cuore del Mercadante. Ancora la palla in aria, l'arbitro fa proseguire, cade l'attaccante dell'Ardor, non ho visto il fallo di nessuno, nessuna protesta. Si sta abbassando il sole, ma non la tensione, 5-0, la gara non sono mai chiuse, ragazzi miei, mi raccomando, sempre vigili, vigili, eh? Non mangiatevi le unghie, non sputatele, mi raccomando, che poi la vostra moglie dirà, cos'è questo schifo? Ancora l'Ardor spinge, palla in laterale, vediamo un po' se la palla è dell'Ardor, sì, Ardor. Rimessa laterale per l'Ardor, c'è stato un cambio nel periodo non collegato, ecco il gruppo 2015 che sta urlando come scatenati matti, libera il nostro difensore, recupera ancora il giocatore dell'Ardor. Ancora il 2, bella la rimessa, bella lunga, ancora la palla al nostro capitano che l'ha acquistata, non in negozio, ma l'ha acquistata con l'uscita del nostro numero 9, che era un po' sfiduciato, secondo me non voleva fare gol, sarà per la prossima volta, dai, dico io. Non c'è trucco, non c'è inganno, parte il nostro giocatore, fascia sinistra, anzi sì, fascia sinistra, troppo lunga. Quindicesimo fallo del Mercadante, si prega di rientrare nelle postazioni, ha detto il nostro amico Gigi Serra, parte l'Ardor dalla destra, sportellata col 7, fallo, sì sì ci sta, fallo del 7, punizione dalla destra, va il 10 dell'Ardor. Gigi Serra sta chiedendo concentrazione ai ragazzi che sono un po' seduti. Tiro, la palla scivola alla sinistra del nostro portiere. Vediamo un po' se è stato fatto un cambio. Sì, è entrato il numero 12, il portiere del 2006 in questo secondo tempo. Quindi è uscito un grande portiere del Mercadante che ha salvato tre occasioni nitide. Altro cambio. Messa da fondo a campo del nostro nuovo portiere del 2006 che è venuto da... dato il cambio al nostro portiere numero 1 che ha fatto una grande gara e io lo paragonerei al 10 che ha fatto veramente due grandi protagonisti di questa gara di questi 7 ottobre. Ancora il nostro giocatore Pasquale, un po' egoista dice il mister, ancora Pasquale, stop, bagger del nostro difensore numero 8, riparte il vai a casa.
ecco che giustamente il mister ha notato questo egoismo del nostro numero 10 e lo ha ritarguito. E qui Casirà si passa la palla. L'area per l'Ardor, la palla adesso l'arbitro non fischia. Parte ancora il Mercadante, 18esimo, l'apertura un po' corta, ancora il nostro giocatore. La palla data centralmente. Dai! Mamma mia, il mister Serra dice prova il tiro, ci sta. Ci stava il tiro al numero 9. Ancora l'Ardor che prova a macinare il gioco, 19esimo, siamo quasi a tre quarti di gara. Ancora l'Ardor che non molla, il numero 4 a libera via. La palla in laterale. Palla adesso ancora apertura bella sulla destra, sul nostro laterale destro. Perde il confronto con il ragazzo numero 13 dell'Ardora, riparte l'Ardora centralmente, lancio lungo, ma il nostro 2006 portiere recupera bene. Lancio col sinistro, sorpassare il centrocampo, sportello non ho. Con il 7 è nostro capitano, autore di un bel gol in laterale. Palla rinviata, è uscito il portiere numero 1 del Ardor, è entrato il numero 12, giocano tutti oggi. Ancora il nostro batti ribatti, la palla arriva in zona 16, ore 16:20, tutta Italia, tutta Europa, oggi siamo qua, curva nord del Mercadante, con gli amici dell'Ardor giallo-rosso, ecco il nostro capitano. Attenzione, tiro! Dai, tira, cosa aspetti? Crossa, 7, un po' di confusione. Sì. Ancora, tira, bravo! Oh, grande portiere dell'Ardor, bravo, in calcio d'angolo, bravo, ha messo le unghie, 21esimo, che bravo il portiere dell'Ardor. Calcio d'angolo dalla destra. Che bravo il portiere dell'Ardor. Ecco, in linea perfetto il direttore di gara. 22esimo, calcio d'angolo. Parte un bel calcio d'angolo. Libera il 14. Ancora, tira. No, niente. E riparte il contropiede dell'11. Mamma mia, cosa abbiamo fatto? Bravissimo il nostro difensore, spazza via come uno spazzacamino in laterale, bravo. Da tranquillità, rimessa del 13. Ancora il laterale dell'Ardor, prova a fare qualcosa. La palla termina a fondo campo. Riparte ancora il Mercadante centralmente. Tira il 7, tira! No, coboglia! Ancora il 7. Attenzione, entra in aria! Oh, mamma mia, sbuccia la palla il 7, mannaggia, che bella azione! Era pieno di maglie bianche l'area di rigore, ha sbucciato il 7 il cross. Condizione da zona pericolosa per il Mercadante. 24esimo, parte un bel cross, orco boia, fallo, bravo, giustissimo, bravo direttore di gara, fallo sul nostro amico portiere numero 12. Siete due dietro, due mazza, andate al limite. Mister del Ardor, salutiamo anche lui, tutto di nuovo, tutta la società, salutiamo i tifosi, i dirigenti, tutti, e grande pubblico. No, è 7, no, stavolta non. Qualche. Punizione da la zona sinistra del Mercadante. Qualche protesta del pubblico. La
soprattutto la punizione, la palla entra in aria, spizzica il nostro giocatore, libera un altissimo numero 5, ancora il 15, chiede il fallo, una trattenuta, l'arbitro fa continuare, proteste questa volta da parte del Mercadante, riparte ancora, ma ancora il Mercadante c'è, ancora il nostro numero 4, la palla ancora Pasquale, lancia bene, bravo, però il portiere questa volta si lancia bene, il portiere dell'Ardora recupera bene, bravo portiere, entrato bene, 26esimo, ancora il nostro giocatore, ancora Mercadante in avanti, il 10 Pasquale, cross, dai, dai, 2, no, il difensore numero 2 ferma la palla, mamma mia, ancora tiro, ancora fermato, riparte l'Ardor, che bella azione del Mercadante, sempre con Pasquale, 27esimo, la palla esce. Gol! Doppietta del numero 2, che recupera, bravo, 28esimo, e quindi è stato un contropiede micidiale, ha tirato Pasquale, la palla è stata deviata, ecco che si dispera il nostro amico portiere numero 12. E quindi doppietta per il nostro numero 2 e quindi siamo adesso 6-0. Inizia adesso il 29esimo, 10 al termine, 6-0, una palla lunga che è arrivata al nostro Pasquale, che parte ancora il contropiede, la palla esce. Palla ancora in area di rigore, libera il nostro difensore numero 3 in calcio d'angolo. Non ha mollato Gigi Serra, niente, è ancora lì che sta spronando la squadra, non mollare anche sul 6-0. Colpo di testa fuori, più che colpo di testa era un tiro che è rimbalzato fuori. Punizione battuta, non c'è nessuno a centro area, libera bene il difensore dell'Ardora, riparte l'11, lancio lungo, bello sulla sinistra, ma il nostro difensore c'è, il nostro numero 13. Trentunesimo, 9 al termine, poco da dire in questo secondo tempo, a ritmi più bassi del primo, ancora la palla va fuori, bravo, bravo, esce dall'area, parte un bel cross, il 7 era in fuorigioco, bravo direttore di gara, bravo, bravo, apertura centrale sul numero 6, ancora il 2, tiro fuori. Recupera il nostro numero 15, palla su Pasquale, si libera, parte un bel cross, il 2 fuori. Palla adesso ancora al limite, l'Ardore è un po' demoralizzato, 6-0, è stato pesante ma ci sta. Non è giocato molto bene il Mercadante nel primo tempo e nel secondo ha amministrato, ci sono stati un po' di egoismi del Mercadante in questo secondo tempo. Urco boy, la palla non passa, ma la difesa ha chiuso bene, fallo, munizione del nostro giocatore, la palla adesso ancora all'Ardor. Il 7, bravo il portiere, bravo, bravo, non è caduto nella finta del nostro numero 7, mannaggia, bravo, bravo il portiere, una reattività, un colpo d'occhio. Ah!
Laterale, molta confusione in questa parte finale del secondo tempo. Controlliamo il tempo, parte il nostro laterale, siamo al 37esimo. Parte un cross di Pasquale, tiro sbucciato, ancora la palla sul laterale, tiro inviato, ancora la palla sballonza, il 15 sbuccia. 6-0, le squadre sono un po' così. Parte il bravo il difensore, bravo anche il nostro portiere a chiamare la palla. Leggero infortunio per il 2. Palla ancora sul 13. Copre il nostro difensore sul numero 4 del Mercadante. Gigi Serra al 38esimo, ancora lì che urla. Gol 39esimo del numero 6, siamo scesi giù, abbiamo ripreso male, tiro da zona fantastica, 7-0, poco da dire, siamo scesi nel periodo peggiore per effettuare le riprese, per le interviste. Bello il gol del numero 6, ci stiamo avvicinando per fare le riprese, le interviste di rito. 39esimo, 7-0, siamo scesi in campo in questi minuti, abbiamo perso il gol del numero 6, mi dispiace per i nostri amici follower. Segnato anche il numero 6. Cross. Gol! Nostro numero 2, 8-0. Finisce la gara. E quindi 8-0, l'arbitro non ha fatto recuperare niente, la gara si è conclusa con il gol del 6 e il gol del numero 2. Abbiamo interrotto prima dal balcone per e speriamo che adesso escano i nostri ragazzi.